Inaugurata un'area attrezzata dedicata al taglio e allo styling per le detenute dell'Istituto Penitenziario Antonio Lorusso Pagliarelli di Palermo, all'interno della sezione femminile, l'iniziativa rientra in un progetto benessere dedicato alle detenute del reparto grazie alla donazione di specifiche attrezzature da parte dell'associazione Innerwell Club Palermo Centro. L'obiettivo è stato quello di valorizzare l'immagine femminile e di favorire la convivenza creando un momento di socializzazione, ma anche per porre le basi all'introduzione dei corsi di formazione a cui le ristrette potranno partecipare per ottimizzare meglio il loro tempo in prigione e per assicurarsi un futuro migliore. Disporre di uno spazio attrezzato come una parrucchieria può offrire un'occasione ulteriore di socialità e l'opportunità di promuovere un corso di formazione che possa aprire un futuro professionale, qualche donna ristretta all'interno del penitenziario. La donazione e la generosità di saloni di parrucchiere e di cosme si hanno consentito di dare vita all'iniziativa. L'obiettivo del progetto è quello di non far perdere alle donne la propria femminilità, ma anche quello più grande, di formare le detenute per un futuro migliore. Quando usciranno dal penitenziario, potranno così utilizzare ciò che hanno imparato, un'occasione per trovare un lavoro. Al taglio del nastro erano presenti le massime autorità regionali dell'amministrazione penitenziaria, con a capo il provveditore regionale per la Sicilia, la dottoressa Cinzia Calandrino, nonché per la direzione del penitenziario, la dottoressa Maria Luisa Malato e il comandante del reparto, il dirigente aggiunto Giuseppe Rizzo. L'iniziativa già era stata pensata da un po' di tempo, ci è stato chiesto proprio di che cosa potessimo avere la necessità e con il comandante qua un giorno ci siamo detti che in effetti questa chicca mancava. Voi la vedrete perché a poco poi a uno a uno diciamo riusciremo a vederla insomma tutti e quindi secondo me è una cosa che per voi sarà sicuramente accolta con un grande favore perché anche se al momento non abbiamo purtroppo un corso e purtroppo è uscita anche la detenuta un pochino più esperta diciamo, per la piega, però abbiate fiducia perché penseremo anche a questo. Quindi diciamo, è il primo passo per poter poi poterla utilizzare appieno, sia appunto vedremo anche al di là diciamo, del corso di poterla fare utilizzare comunque fra di voi, però se non c'è qualcuno che magari è un pochino meglio rispetto alle altre sa fare una piega, diciamo, è carino anche avere la possibilità di ottenere un risultato un pochettino più gradevole. Voi siete curate comunque perché vi curate nelle vostre stanze, però avere la possibilità anche di avere fatto lo shampoo, di rilassarti, c'è la piastra, avrete tutti gli attrezzi, sicuramente dà qualcosa in più rispetto, diciamo, a farsi il semplice shampoo nella stanza. Quindi ringraziamo con un applauso.